La libertà è uno dei doni più preziosi che ogni essere umano possiede e oggi, più che in qualsiasi altra epoca storica, è un tema e un valore fondamentale della vita umana che sta a cuore a tutti. Un grande uomo politico disse: "La libertà è come l'aria, si vive nell'aria. Se l'aria è viziata, si soffre. Se l'aria è insufficiente, si soffoca. Se l'aria manca, si muore." Questa frase fa riflettere e noi lo abbiamo fatto con questo lavoro, a distanza, ma vicini, insieme, per ragionare sul valore della libertà. Il valore della libertà di ieri, che è costato la vita di molti eroi, e il valore della libertà di oggi, che mai, come in questo periodo, ci rendiamo conto di quanto sia importante. La libertà, quindi, è un dono prezioso che dobbiamo mantenere e dobbiamo coltivare per tutti noi, ma in particolare per i nostri ragazzi. La libertà delle persone è pari alla loro intelligenza nel volerla e al loro coraggio nel prenderla. Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo. L'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il diritto di essere liberi. Per me, libertà è vivere sereni, senza paura e senza il timore del pensiero degli altri. Libertà è tutto. In mancanza di essa, nulla è possibile e le nostre facoltà sono vane. Personalmente penso che, purtroppo, gli uomini si accorgano dell'esistenza della libertà solo quando essa viene a mancare. Se oggi viviamo liberi, lo dobbiamo a uomini coraggiosi, che in molti casi hanno dato la vita per salvare la mia e quella di tutti noi. Ora non siamo in libertà, siamo costretti a sottostare ad un subdolo virus. Ma ce la faremo, perché ogni volta che la libertà è venuta a mancare, noi italiani siamo andati a riprendercela. Oggi, come nel 1945, allora, dobbiamo sconfiggere il nemico e tornare alla nostra quotidianità. Insieme ne usciremo migliori, più forti e quindi più liberi. La libertà è un bene comune. Ogni uomo o donna la deve possedere. E come disse Nelson Mandela, essere liberi non significa soltanto sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà altrui. Questo vuol dire che ogni uomo deve avere la propria libertà, ma lasciare anche liberi gli altri. La libertà senza civiltà, la libertà senza la possibilità di vivere in pace non è vera libertà. Questo significa che la libertà, senza questi presupposti, non può essere considerata libertà. La libertà è come il vento. Nessuno gli può dire né dove andare né cosa fare. Con la libertà ci si nasce, non è una cosa che si apprende. La parola libertà è il diritto di affermare le proprie opinioni, la possibilità di fare le proprie scelte e esporre le proprie idee. Libertà vuol dire non farsi condizionare dagli altri e seguire la massa. La libertà è una responsabilità. Ecco perché molti la temono. Uomo libero, amerai sempre il mare. Il mare è il tuo specchio. Contempli la tua anima nel volgersi infinito dell'onda che rotola.
Coloro che negano la libertà agli altri non la meritano per se stessi. Ci vuole infatti coraggio per affrontare ciò che comporta. Nessuno è davvero libero se non è padrone di se stesso. Se ti piaci, di certo piacerai anche agli altri. La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene. Il lupo e il cane. Un lupo uscì dal bosco, spinto dalla fame, entrò in un villaggio e lì incontrò un cane. Amico, sei davvero ben pasciuto, ma questo ben di Dio da dove ti è piovuto? È il mio padrone, mi dà carne, arrosto e vino. In cambio io scaccio i ladri dal giardino. E dimmi, che cos'è quel brutto segno che hai sul collo? T'ha ferito un legno? Durante il giorno sto legato ad un cancello, indosso un catenaccio e così mi spello. Amico, tieni pure il cibo e le catene, preferisco la libertà con tutte le sue pene. La libertà, solo stando rinchiusi si capisce il senso di questa parola, incomprensibile agli occhi della gente fino a quando non gli viene negata. Ma è proprio in questi momenti, all'apparenza vuoti, che riusciamo ad apprezzare lo sbocciare di un fiore, che con l'arrivo della primavera ci dà di nuovo la speranza. Poesia sulla libertà. Libertà di poter volare, come fanno i gabbiani sul mare. Libertà di poter tornare sulle vette alpine, col fare attento di un'aquila, con l'acquolina. Libertà di potersi muovere, incontrare, abbracciare. Libertà di tornare tra i banchi, tra risate pianti. Libertà di essere me stesso. All'interno di un complesso sistema sociale. La libertà è essere te stesso senza il permesso di nessuno. Ognuno ha l'obbligo morale di permettere al prossimo di essere libero. La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma sottrarsi a questa scelta prescritta. La prova basilare della libertà non è tanto in ciò che siamo liberi di fare, ma in quanto in ciò che siamo liberi di non fare. Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio. Lasciate che la libertà regni, il sole non tramonterà mai su una così gloriosa conquista umana. Fare ciò che ami è libertà, amare ciò che fai è felicità. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Oggi con allora un minuto per la libertà.